E buongiorno a tutti, rieccoci qua a parlare di Pro Cycling Manager. Dopo la prima puntata dove abbiamo avuto una quadra di come funziona, di quello che andremo a fare, iniziamo a giocare finalmente. Andiamo a creare il nostro personaggio nella carriera Pro Cyclist. Quindi creiamo la partita, mettiamo il mio nome. Mettiamo la maiuscola che è più carino. Ok. Vediamo se si può sostituire l'immagine. No, mi sa che una foto non si può caricare, ma non importa. Vediamo quale è meno brutto. Non so perché, ma questo mi ricorda Jens Vogt. Questo mi ricorda, non mi ricordo più chi. Forse questo è il meno brutto, gli mettiamo la barba e i baffi, il colore della pelle deve essere abbastanza chiaro, tipo questo? No, un po' più chiaro. Ok, andiamo avanti, no, Paesi Bassi no, mettiamo Italia. E regione Friuli Venezia Giulia. Altezza, mettiamo la mia altezza reale, quindi 1,78. Il peso, metto il mio peso forma, oppure il mio peso di quando ero un ciclista, anzi neanche, perché ero molto più magro, ma mettiamo 68 kg, che secondo me era la cosa più giusta. Avanti. Asse principale, lo facciamo diventare un corridore da corsa tappe. Chissà che non riusciamo a vincere, è già qualcosa di importante nelle stagioni poi a venire. Asse secondario, allora in realtà che sia anche uno bello veloce, tipo Tadei. Quindi potrei mettere o scattista o classiche del nord, oppure cronometro. Andiamo su classiche del nord. No, dai, classiche del nord no, mettiamo scattista. Scattista mi dice che collina, medio montagna, accelerazione, quindi direi che è la cosa migliore. Campione, più alto è il potenziale, più sarà facile per il ciclista migliorare le proprie caratteristiche durante la carriera. Per iniziare con questa modalità è consigliabile giocare con una prima volta con un potenziale campione. Consigliabile giocare una prima volta con un potenziale campione. Facciamo campione e andiamo avanti. Allora, qua abbiamo tre squadre che chiedono di noi. Abbiamo sempre tre alternative: una la Bardiani, una la BS Orvali, la BS Carrera, e una la Kern Parma. Allora, ogni squadra che prendiamo, la nazione va poi ad influire sul calendario che andiamo a fare. Perché se io prendo la squadra italiana, dovrò fare poi il calendario che fa lei. Non posso andare a fare le gare del nord se non sono stato invitato. Sa cosa per la squadra spagnola. Non posso andare a fare le gare fuori Spagna se la squadra non è invitata. Farò la maggior parte delle gare spagnole, ma non mi fanno impazzire. Proviamo ad andare indietro, avanti, se magari cambiano. No, non cambiano. Ok, allora tentiamo la sorte con la BS Carrera. Secondo me andare su una squadra continental può essere la scelta migliore, perché facendo tante gare e essendo comunque un corridore forte, perché l'abbiamo messo campione, è anche poi più facile a migliorare. Speriamo che poi di avere un ingaggio interessante nella seconda stagione. Parlando di attualità, per gli appassionati di ciclocross, quest'anno non ho ancora fatto un video sul ciclocross, perché è una cosa che purtroppo mi toglie tantissimo tempo, fare i video sulle gare. Non ho tanto tempo ultimamente, anche se vorrei tornare a farli. E la notizia è quella che Ton Arts è tornato a correre dopo la sua vicenda. Ton Arts, che è stato l'unico a battere Van Der Poel quando faceva quasi il ciclocross a pieno regime, dopo che, adesso non ricordo perché non me lo sono studiato prima di fare il video,
sto solo parlando a caso, aveva fatto, se non ricordo male, una trentina di vittorie di seguito. L'unico a batterlo è stato Tonarz dopo una gara folle. Ricordo che era sotto la pioggia, una gara molto dura, quindi è stato l'unico a batterlo, neanche Van Aert. Allora, cosa vuole l'allenatore? Il tuo allenatore ha scoperto la tua preparazione, la tua stagione. Spero sia forte. Ti diamo il benvenuto in squadra. Livello di forma e stanchezza inizio della stagione. Ok, ci chiedono quanta forma abbiamo. Mettiamo stanchezza 5, preparazione 70-80, perché comunque la parte iniziale bisogna tirare, bisogna andare in fuga, quindi non ci serve una preparazione alta, meglio averla dopo. Dove poi puntiamo anche a fare i risultati. Vediamo se riusciamo a vedere già il nostro calendario. Si parte con la Sinaide Cup, gare un po' di merda, che sono delle gare che non sono gare. Lei quella inizia a essere una gara interessante, ma non me la fanno fare. Poi gare in Olanda, gare in Olanda, piana piatta, ovviamente. In Croazia, circuito Laguna, piatta. Olanda piatta, Milano-Torino potrebbe essere interessante, no, comunque piatta. Attenzione, addirittura in Belgio, che non abbiamo in Firenze, settimana. Ecco, la prima gara interessante potrebbe essere la settimana ciclistica internazionale, che spero che questo verde sì, me la fanno fare. E no, neanche il Gran Premio Largiano. Quindi per quello no, non ha senso partire con la forma troppo alta, tanto le gare di Sinaide Cup fanno cagare e quindi vedremo cosa ci chiede la squadra. Andiamo avanti, intanto che sto qua a parlare, non riusciamo neanche più a giocare. Io non vedevo l'ora di iniziare a giocare in questa carriera. In questa puntata, oltre a parlare, perché se non avete capito, parlerò tanto, spero di fare almeno le prime gare. Quindi gara un po' mossa, ma tanto sono comunque alla mia prima apparizione. Questi sono i miei compagni di squadra. Allora, Ceccarelli, Riccardo, Ceucarelli, Bolletta, penso sia Rocchetta, non è la bacchetta da la bolletta da pagare. Frisio. Ok, l'unico che conosco è Rocchetta, che salutiamo, sta guardando questo video. E partiamo con la prima gara. Adesso qua il menu sta caricando e vi risparmio e ve lo risparmio. Favorito numero uno, comunque ci dicono in questo caso che è Barenschold della 1X, che è anche la squadra più forte che partecipa a questa gara. Ma andiamo direttamente alla gara. Ed eccoci sulla linea di partenza. Che emozione! Prima gara per il mio corridore in maglia BS Carrera. E mi dicono vai in fuga anche una condizione meno 3, almeno 100 km. Vabbè, partiamo, andiamo avanti, mettiamolo a tutta. Carina però la maglia vista da dietro, eh? Non male. C'è già qualcuno che scatta. C'è già qualcuno che scatta. Ok, forse mi fanno andare. Forse mi fanno andare. Vediamo dall'elicottero cosa. No, c'è qualcuno che mi sta seguendo a ruota. Proviamo a fare la giocata di mettersi a ruota. Proviamo a fare la giocata e va, perché mi riesco ad accodare a quello che mi stava seguendo. Mettiamoci qua davanti. No, il mio corridore è già tutta. E difatti mi sono già ritrovato. Il gruppo mi ha già risucchiato. Intanto facciamolo riposare un attimino perché non è il massimo, poverino, il mio corridore. Già è partito con una condizione di meno 3, quindi vediamo che la montagna meno 2, che è uno dei suoi punti forti, la collina, in questo caso che è una gara collinare a meno 2, l'accelerazione non ne parliamo perché siamo da 64 meno 1. Quindi comunque fa un po' pietà la sua condizione, poverino. Io provo a scattare, c'è Train che tira il gruppo e comunque non lo riesco a passare. Follia, ma vabbè, pensiamo che un ragazzo di 19 anni, il mio corridore,
in mezzo di pro, dai, quindi è comprensibile. Poi è meno 3. Diciamo che questa gara l'ho già fatta un bel po' di volte, non era così difficile andare in fuga. Si vede che c'è la condizione talmente bassa che non ce la fa. Ma noi ci proviamo. Allora, se il gruppo forse non tirasse sarebbe ancora meglio. Altri vichinghi della COP ci sono. Altra squadra norvegese, abbiamo 10 secondi. Vediamo se magari mi metto un attimo a ruota. No, mi ha ripreso il gruppo. Mi ha ripreso il gruppo, oggi non vuole andare la fuga. Cioè, non vogliono farmi andare in fuga. Il problema principale è questo. Ci riproviamo un'altra volta. Vediamo se va a buon fine. Ho preso 5 secondi dal gruppo. No, Rocchetta ancora mi dice bolletta, scusate. Risparmio le forze e trasferire quando avrò bisogno. Ok, però io devo andare in fuga, quindi aspettiamo un attimo qua. Attenzione, attenzione, attenzione. Si ribalta la situazione perché siamo davanti al gruppo, quindi abbiamo qualche secondo di vantaggio, ma non più. Proviamoci, proviamoci. Finché c'è Train che tira, non posso far altro. Tanto qua mi fanno anche vedere che la strategia di gara io dovrei fare 100 km di fuga. Me ne mancano 99. Proviamo ad accodarci ancora in questo strappetto, ma la vedo molto dura, molto dura. Proviamoci. Ho guadagnato 12 secondi. Di andare all'elicottero, cosa sta succedendo? Ho sempre i due che mi stanno a ruota. Torniamo sul mio personaggio perché no, cosa ho combinato? No. Non voglio. Ah, ok, ci siamo. Dai, tira però, fratello, tira. Siamo ancora tornati in gruppo. È stata persa un'altra volta il gruppetto, quello giusto. Vediamo un'ultima volta, forse, se riesco ad andare questa volta in fuga, perché magari anche se insegue riusciamo comunque a prendere i chilometri di fuga. Rimane sempre uno. Ok, non importa. Però comunque questa volta mi hanno fatto andare. Hanno visto che sono scoppato di casa, che già la decima volta che provo ad andare in fuga, quindi hanno detto facciamo andare. Velocizziamo un attimo, vediamo cosa funziona. Come va? Niente, se non si è nella fuga principale non ti abbuonano i chilometri di fuga. Quindi l'unica è riuscire a rientrare adesso. Ma la vedo molto dura perché lui è molto stanco. Ci sono ancora 35 secondi e se davanti non rallentano, se magari il mio compagno mi dà una mano, cazzo, cioè. Niente. Proviamo a dargli un gellino, che magari con un po' di carbo aumentiamo la velocità, ma niente, è andata. Mettiamo così e per oggi la sua gara è finita. L'unica soluzione è lasciarlo riposare, speriamo che riprendano la fuga il prima possibile. Intanto qua il gioco ti dà la possibilità di velocizzare il tutto, perché sennò ci impieghi una vita a fare una gara. Questa intanto era la salita più dura di giornata. Sta facendo molta fatica il mio personaggio a stare in gruppo, ma è riuscito a rimanere nei 60. Quindi non è stato tra i 4 che si sono staccati. Che comunque male non è. Dopo tutte le volte che ho provato ad andare in fuga, difatti si può notare come sia finito. Quindi abbiamo ancora una speranza che quando riprendano la fuga, spero anche presto, possiamo rientrare all'interno. Ma dubito perché ci sono questi strappi un po' troppo duri, difatti lo stiamo perdendo. Infatti lo stiamo perdendo, la gara è praticamente finita a meno 40 km dall'arrivo. Però dai, non possiamo dire niente al personaggio perché è la sua prima gara nel mondo professionistico. E comunque dai, ha dato battaglia, non possiamo dire niente, no? Chi si è staccato anche Train. Attenzione, colpo di scena comunque, non nessuno. Si è staccato anche Train.
Per chi non avesse visto la prima puntata di Pro Cycling Manager, vi consiglio di andare a guardarla qui in alto a destra. Ed ora aspettiamo che ci sia l'arrivo. Qua mancano 9 km, vediamo chi poi va a vincere effettivamente la gara. Eccoci all'ultimo chilometro, questi sono i primi e il mio personaggio è arrivato 71esimo. Non male direi, almeno non è arrivato ultimo. È stata abbastanza una... è andata male ma non malissimo, perché sono arrivato 71esimo su 72 con soli 13 minuti di ritardo. Qua mi dicono che congratulazioni, prima corsa terminata nella categoria continental bene, 10 punti in più, questi sono importanti perché sono questi che ci fanno poi crescere. Obiettivo fuga, valutazione della fuga cattiva. Non è andata benissimo. E andiamo avanti alla prossima gara. Però la prossima gara non la vedrete oggi, ma la vedrete la prossima settimana, la seconda prova di Sinaide Cup. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.